qualche commento sul principio di equivalenza che ho detto all'altro gruppo e credo che sia giusto dirlo a voi. Di nuovo, questo non è proprio il programma, ma è cultura generale. Credo che ogni studente di fisica, dell'esame di fisica, non della facoltà di fisica, quindi studenti di fisica sì, studenti di ingegneria sì, studenti di matematica che stanno studiando fisica dovrebbero sapere, almeno aver sentito parlare del principio di equivalenza. Dovrebbero aver sentito dire che la luce in un campo gravitazionale cade, come cade un sasso. Dovrebbe capire che cadrebbe in un razzo accelerato e quindi nella ipotesi, nel principio, nell'idea di partenza che queste due situazioni, cioè essere su un pianeta con i motori spenti o essere nello spazio con i motori accesi, che siano indistinguibili, fa arrivare alla previsione che la luce deve cadere in un campo gravitazionale, che quanto cade dipende dall'accelerazione del razzo, di quanto cade dipende dall'accelerazione della forza peso. Questo è il principio di equivalenza, però in realtà Einstein era una persona molto intelligente e ha capito che questa equivalenza cioè l'impossibilità di distinguere in quale situazione vi trovate, è vero a patto che la nave spaziale che è sul pianeta non sia troppo grande. Perché? Perché cosa vuol dire troppo grande? Rispetto a cosa? Rispetto al raggio della Terra. Perché se voi avete, se questo è la Terra e questo è un laboratorio che è appoggiato sulla Terra, una navicella molto grande, vedete che è grande, la sua dimensione è grande rispetto al raggio della Terra e comincia ad essere una percentuale importante questo disegno. Se voi siete qua dentro e lasciate cadere questo corpo e questo corpo, cosa succederà? Questo corpo accelera nella direzione del centro, questo corpo accelera nella direzione del centro. Quindi questi due verticali non sono parallele e quindi quei due corpi nel cadere non li vedete andare giù parallelamente, ma ognuno va verso il centro della Terra e siccome sono molto distanti rispetto alla raggio di curvatura, voi vedrete che questi due verticali non sono paralleli. In fondo il tipo che è qui e fa cadere una pietra, la sua verticale è questa, quello che è qui ha una verticale diversa, non vi pare? Sono verticali diversi, ognuno ha la sua verticale nella sua zona, chi è vicino a lui non noterà. Cioè, quando voi siete su, per quale motivo la gente, beh, oddio, attenzione, in realtà non è vero che gli antichi e le persone del Medioevo pensassero che la Terra fosse piatta. Questa è una cazzata colossale che si dice in giro, perché già i greci avevano capito che la Terra non era piatta. E siccome nel Medioevo la gente colta studiava i testi greci, sapevano che la Terra non era piatta. Casomai era la gente che non aveva studiato, non aveva mai sentito parlare di cosa pensassero i greci, che pensava che la Terra fosse piatta. Non è vero che Colombo rischiava di finire all'orlo di una terra piatta e cadere chissà dove, non era quello il contenzioso con Colombo. La gente a cui lui chiedeva i finanziamenti per fare questa ricerca di andare a linee non lo contestavano sul fatto che cazzo dice la Terra è piatta, no, sapevano che era tonda, non erano d'accordo nel suo calcolo del raggio della Terra e quanto tempo, qual era la distanza che serviva per arrivare alle linee, era quello il contenzioso. Infatti Colombo aveva sbagliato il calcolo, pensava che la distanza tra l'Europa e l'India fosse molto più breve
perché pensava che la Terra avesse un raggio più piccolo. Ed è una fortuna che tra l'Europa e le Indie ci fosse una massa terrestre, perché non sarebbero arrivati e sarebbero finite le scorte, sarebbero morti di fame o chissà cos'altro. È una fortuna che c'era, quindi non è vero che la gente pensava che la Terra era piatta, questa è una cazzata. Però nella nostra esperienza quotidiana, la verticale qui è parallela alla verticale qui. Cioè non riusciamo a misurare il non parallelismo, perché la distanza tra questa verticale e questa verticale qua è solo di 2 metri. Invece il raggio della Terra cos'è? È qualche migliaio di chilometri. Quindi non c'è speranza di vedere che questa verticale non è proprio parallela a questa. Entro qualsiasi esperimento vediamo il parallelismo. D'accordo? E solo quando la distanza tra un punto e l'altro è molto grande rispetto al raggio che vi accorgereste che non hanno le verticali non sono parallele. D'accordo? Allora, se voi per esempio, come potreste sapere di essere su un pianeta? Vi accorgereste di essere su un pianeta, se il laboratorio è sufficientemente grande in confronto col raggio di curvatura dell'oggetto che sta creando la forza di gravità, allora vi accorgerete di non essere in un raggio, perché se il raggio sta accelerando, anche se è molto grande, avrete sempre il parallelismo tra le verticali, no? Invece se siete su un pianeta e il raggio è sufficientemente grande, vedete che i corpi cadono così, allora dite, ah, non sono in un raggio con motori accesi, sono su un pianeta, capite? Quindi l'impossibilità di distinguere è a patto che il laboratorio in cui voi fate l'esperimento non sia troppo grande. Quindi è un'equivalenza locale, localmente, in un laboratorio, allora voi non sapete distinguere, d'accordo? Ma c'è qualcosa in più che merita essere detto? Cosa succede se voi siete in questo laboratorio e siete in caduta libera? Cioè, che non è un ascensore. Questo è il vostro ascensore che sta cadendo, il cavo è stato troncato. Ah, finché siete caduta libera, che bello! Fluttuate! Oh, che divertente! I guai ci sono quando state... c'è l'impatto con la Terra, ma nella caduta è bello, divertente, a senso di peso. Se il laboratorio è sufficientemente grande, un corpo qui e un corpo qui, che voi lasciate e stanno fluttuando, cosa succede? Se il raggio di curvatura, se il laboratorio è sufficientemente grande rispetto al raggio di curvatura, voi vedrete queste due particelle avvicinarsi. No? Nella loro caduta, magari disegno una sequenza qua, prima l'ascensore in caduta è qua, poi si trova qua, e sta per urtare il suolo, ma non l'ha ancora fatto, non mi interessa l'impatto, mi interessa la caduta. Questo sta cadendo verso il centro, questo cade verso il centro, ovviamente questo non è vero, questo devo fare... Se questo è il centro, allora il pianeta è così, no? Hola. Quindi chi sta cadendo nell'ascensore cosa vede? Vede le particelle avvicinarsi. Non vi pare? Invece, se siete in un laboratorio piccolo, le due particelle rimangono ferme. Ma siete nella vostra caduta. Ma se state cadendo se il laboratorio è sufficientemente grande, oppure il raggio di curvatura del pianeta è molto piccolo, del pianeta, della stella, una stella a neutroni, un buco nero, sono piccoli, hanno raggi piccoli, state cadendo vicino a questi oggetti molto piccoli, con molta massa, la cosa interessante è che voi nella vostra caduta vedete, state cadendo, ma questi due si avvicinano. Siete d'accordo? Pensateci. Ma c'è qualcosa di più. Se il laboratorio è così, se è lungo, e una particella è qua e una è qua, questa è più vicina. Quindi la forza peso, se volete, l'accelerazione che ha, è più grande dell'accelerazione di questo.
E quindi se siete in caduta libera in un ascensore che è molto lungo, lungo rispetto a cosa? Al raggio di curvatura, vedrete che uno, che si separano, per questa accelera di più di quello, quindi questo è indietro, si separano. Così sembrano avvicinarsi, qua sembrano allontanarsi. E allora quando uno cade in un campo gravitazionale, e per esempio è in un laboratorio così, e voi siete fisicamente, cioè questo laboratorio è fatto di particelle, questo è fatto di particelle, qua c'è una particella, e il vostro corpo, questa è la spalla, la testa, i piedi. Cosa succede quando cadete? Che questo è spinto così e questo è relativamente schiacciato. Ma scusate, è stiracchiato. Siete schiacciati e stiracchiati. In orizzontale siete schiacciati, vedete che siete schiacciati? Invece in verticale questo si muove più velocemente di quello, quindi siete allungati. Queste forze che appaiono, quindi questo è di schiacciamento e questo è di stiramento, sono chiamate forze, qualcuno? Mareali, dalle maree. Quindi, ai miei tempi gli studenti di ingegneria e gli studenti di fisica avevano tanti hobby che voi di questa generazione non hanno. Noi costruivamo cose, frecce, fionde, giocavamo con giroscopi, con magneti e leggevamo libri di fantascienza. Ogni tanto c'è qualche film di fantascienza e c'è il problema di avvicinarsi a un buco nero. Attenzione, come ho detto stamattina, il buco nero è un oggetto dove il campo gravitazionale è così forte che la luce emessa torna indietro esattamente come questo gesso, va su e torna giù, non riesce a fuggire. Eh? Il campo gravitazionale è così forte che la luce si piega e ricade sull'oggetto. Ma c'è una distanza dal buco nero che è chiamato l'orizzonte degli eventi. E cosa questo, adesso non voglio scendere, ovviamente non è il caso e mancano anche i presupposti, ma voglio dirvi qualcosa perché si trova nei libri di fantascienza scritti abbastanza bene, cioè da un autore che un po' di fisica sa. Il problema dei buchi neri è che se voi oltrepassate questo orizzonte di eventi ci cadete dentro e non riuscite più a uscire fuori. Poi sono 20 anni che la gente litiga su cosa succede a chi entra in questo orizzonte degli eventi. C'era una battaglia tra Hawking, quello là che ha la malattia, Stephen Hawking, e tra un altro si chiama Leonard Susskind. E c'è un libro edito dalla Adelphi che si chiama La guerra dei buchi neri. Leggetelo, è molto ben scritto, ho imparato un sacco di cose. Sono 20 anni che litigano, 25 anni, hanno litigato per 20 anni, poi si sono messi d'accordo qualche anno fa. Molto interessante, cosa succede una volta che uno attraversa l'orizzonte degli eventi. Ma se voi non la attraversate, in teoria non vi succede niente. Se voi vi avvicinate a un buco nero che ha un raggio di curvatura molto piccolo, avete queste forze mareali che vi schiacciano e vi stiracchiano, vi distruggeranno. Voi sarete strappati. Sarete schiacciati e strappati, diventerete quasi degli spaghetti, molto sottili e molto lunghi, finché proprio non vi rompete. Una nave spaziale che si avvicina troppo a un campo gravitazionale con un raggio di curvatura molto pronunciato verrà distrutta dalle forze mareali. La gente si chiedeva cosa sono gli anelli di Saturno. Quando Galileo li ha intravisti, perché il suo telescopio non aveva una risoluzione tale da vedere che erano degli anelli, vedeva al massimo in una delle sue figure c'è qualcosa che è una specie di rigonfiamento. Vabbè, poi con i telescopi sempre più precisi hanno visto Saturno con qualcosa che aveva la sembianza proprio di anelli e si chiedevano, ma questa roba qua è rigida? Maxwell, l'eroe della seconda parte del corso, capì con un conto delle forze mareali che non possono essere solide perché sarebbero rotte dalle forze mareali di
di Saturno, verrebbero compresse e spaccate, cioè queste sono pietre, perché un oggetto grosso viene rotta dalle forze baleali. La Terra con l'acqua viene distorta dal Sole e dalla Luna, perché il campo gravitazionale non è uniforme. Quindi la parte della Terra che è più vicina al Sole è attratta di più della parte che è più lontana. La Terra viene distorta. E nel suo movimento giornaliero, queste forze mareali che ci sono quelle che tengono, cioè uno dei contributi all'attività, al calore della Terra, uno dei veri contributi della radioattività naturale delle sostanze all'interno della Terra. Però la crosta terrestre è sottoposta anche a grossi stress. Forze mareali, compresso qua, tirato per di là. Quindi, l'eguaglianza di Einstein tra un raggio accelerato e un raggio a motori spenti su un pianeta è vero a patto che il laboratorio sia piccolo, c'è un'eguaglianza locale. E da questo Einstein ha detto, cazzo, come faccio a calcolare quindi il campo gravitazionale di un oggetto che invece ha un raggio di curvatura? Quindi lui si è posto il problema matematico di descrivere questo fatto qui e non sapeva come fare. È andato dal suo amico italiano, tra l'altro, che si chiama Besso, e dice, ma tu hai per caso hai mai sentito parlare di qualche matematica che mi potrebbe aiutare in questo problema? E lui ha detto, ah sì, guarda caso ci sono dei matematici italiani che hanno affrontato questo problema. Uno è Levi Civita, di origine ebraica, è italianissimo, e un altro che mi sfugge in questo momento il nome, e sono due matematici di Padova che hanno fatto la matematica che descrive le forme geometriche, il problema geometrico che sottostante il problema. Tutto quello che volevo dire era una puntualizzazione. Adesso torniamo al problema di aprire e chiudere le porte, molto più terreno, no? Hola. Quindi se volete, se siete bassi e ciccioni e volete avere un'area un po' più longilinea e snella, cosa fate? Mettetevi vicino a un oggetto massiccio che abbia un raggio di curvatura piccolo, che abbia un raggio piccolo, e vedrete schiacciati e allungati, sarete più alti e più snelli. Ma non esagerate, se no sarete strappati e schiacciati oltre la possibilità di sopravvivere. Allora, cancello qua, perché questa è la manica che preferisco che c'è il vassoio, i gessetti colorati. Torniamo alla porta. Tra l'altro spero che sia chiaro questo disegno. Questo è il muro, questo era la cerniera, questa è la porta, perché qualcuno dell'altro gruppo non aveva capito il disegno, mi ha fatto una domanda che non capivo, poi ho capito che la sua domanda era senza senso, perché non aveva capito la situazione. Se questo è l'asse di rotazione, la porta è così, è vista dall'alto, c'è qualcuno che non aveva capito? Allora, voglio proporvi due tipi di porte. Questo è l'asse di rotazione. Adesso sto disegnando così, Sto disegnando così la porta. Questo è l'asse di rotazione. Una porta che sia devo fare in qualche modo questa premessa. Il mio compito come docente è insegnarvi un po' di fisica, però è anche quello di insegnarvelo con un linguaggio sofisticato, non più quello del liceo, perché tutto questo modo di fare, con la matematica, gli assi cartesiani, le derivate, i prodotti vettori, eccetera, sono cose che vi serviranno negli altri corsi. Il contenuto di fisica mi auguro che rimarranno alcune delle leggi,
ma l'avere l'eredità del corso è come io faccio la fisica, cioè l'uso della matematica. Però, quindi io devo rompervi le palle agli orali, ma quello che basta, cioè io voglio parlare di una porta dove lo spessore della porta sia molto piccolo rispetto all'estensione della porta, della sua lunghezza, eventualmente anche della sua... Cioè, io voglio che lo spessore sia piccolo rispetto a questa dimensione e a questa dimensione. Potrei usare il linguaggio matematico e dire, pensiamo a una porta infinitamente sottile. Però non voglio scomodare con concetti infiniti, lasciamo matematici e vogliamo dire che sia sottile rispetto alle dimensioni, queste dimensioni che vedete qua. Okay? Quindi pensate a una piastra. Quindi questa dimensione, io non vi romperò le palle del calcolo del momento, io voglio calcolare il momento di inerzia, cioè quello che appare qui, qual era la formula? Stiamo discutendo questa formula qua. Questo è il momento di inerzia, voglio parlare del momento di inerzia di una porta. La porta che voglio considerare è una porta che sia sì grande, ma sottile. Quindi pensiamo come una piastra. Quindi sono due porte che potrei proporvi. Una porta che sia, per esempio, prendete una lastra di alluminio e io voglio che questa porta che ricavo da questa, ricavo come? Tagliandola, proprio a track, ecco, con una, con, come si chiama, una torcia... taglio laser. Ok, devo tagliare via, quindi potete immaginare che ho tagliato via... Ecco qua, questo è quello che ho tagliato via ed è questo che io costruirò, con cui costruirò la porta. Io voglio che questa piastra sia, userò la parola e ve lo introduco, omogenea. Cos'è una piastra omogenea? Cioè voglio che la materia sia spalmata in maniera uniforme. Quindi voi, cos'è un oggetto uniforme, un oggetto omogeneo? Allora, pensate a una piastra e voi, che so, con la vostra torcia tagliate un piccolo rettangolo qui, poi, non so, un triangolo qui, poi, che so, un disco qui. Quindi voi avete il rettangolo, il disco, il triangolo che avete tagliato, no? Sono stati i buchi. Ok? Poi, cosa fate? Misurate l'area di questo. Attenzione, ha uno spessore sottile. È un piano matematico, sottile, infinitamente sottile. Misurate la massa di questo. Come si fa a misurare la massa? Cominciate a pensare a un elenco di modi per misurare la massa. Chiamate questo 1, 2, 3. Misurate l'area della 1. Misurate la massa del corpo della 1. Misurate l'area della 2. Misurate la massa della 2. Misurate l'area della 3, misurate la massa della 3. E per ognuno di questi tre oggetti formate un rapporto. Fate la massa dell'1 diviso all'area 1. Quello che avete costruito è un numero che ha dimensioni, ha le dimensioni della massa diviso la lunghezza al quadrato. Nel sistema internazionale, chilogrammi al metro quadro. Questo rapporto lo chiamate lambda 1. Poi calcolate lambda 2. Cos'è lambda 2? È la massa di questo diviso l'area della 2. Poi lambda 3. La massa della 3 diviso l'area della 3. E tirate fuori dei numeri. Nel sistema internazionale questo sarà tot chilogrammi al metro quadro. Se viene fuori che lambda 1 è uguale a lambda 2, è uguale a lambda 3, cioè che indipendentemente da dove tagliate i pezzi, dalla forma con cui tagliate, avete sempre lo stesso numero, sempre lo stesso numero, diremo che questa piastra dalla quale avete ricavato i pezzi è omogeneo. Ok? Cosa che non è se voi avete una piastra fatta così, per esempio. Immaginate che metà è di alluminio e l'altra metà è di oro, perché se tagliate un rettangolo di qua e tagliate un rettangolo di qua, anche nella stessa area avete masse diverse e quindi massa diviso area saranno numeri diversi.
Quindi, se il concetto di omogeneo vi sfugge, pensate a qualcosa di non omogeneo, cioè di qualcosa dove lambda 1 è diverso da lambda 2. Invece, se voi prendete una piastra d'alluminio, diremo che è omogeneo in questo senso, che indipendentemente da dove tagliate una forma di qualsiasi forma, che tagliate qua, che tagliate qua, che tagliate qua, che tagliate qua, avete sempre lo stesso rapporto della massa della forma diviso l'area della forma, ok? Questo lambda che è condiviso da una piastra omogenea si chiama la sua densità, densità di massa, ma di tipo superficiale, è una densità superficiale, perché è massa è massa diviso un'area, ok? Chilogrammi al metro quadro. Quindi una piastra omogenea è una che è caratterizzata da una lambda che descrive, sta dicendo, essendo omogeneo, essendo sì, una lastra omogenea, state dicendo che la massa è distribuita in maniera uniforme sulla superficie. Uniforme vuol dire che se la ritagliate qui avete lo stesso valore di lambda che otterrete qui. D'accordo? C'è qualcuno che non riesce a afferrare questo concetto? Allora, questa è una porta fatta di una lastra omogenea, quindi la materia è sparpagliata uniformemente. La materia è sparpagliata uniformemente. Questo è un tipo di porta. Un altro tipo di porta potrebbe vagamente assomigliare a... facciamo così. Una porta della stessa dimensione, questa è l'asse di rotazione, questa è l'asse di rotazione. Ok? Questa è un'altra porta. Questa porta, questa prima porta omogenea, diamo delle quote. Chiamiamo questa distanza qua, la chiamiamo A. Questa distanza qua la chiamiamo B. La porta complessivamente che massa ha? Se è una piastra omogenea e se lambda è la densità di massa superficiale o areale anche chiamata, di area, densità di area, densità di cosa? Di massa? Di area. E se la piastra è omogenea, allora la massa della piastra è uguale a lambda per l'area della piastra, che è A per B. Quindi M è la massa complessiva della piastra, A per B è l'area della piastra. Se conosco lambda, conosco l'area, conosco la massa della piastra. D'accordo? Un altro tipo di porta. Immaginate una porta di massa M. La stessa massa. La stessa massa. E tanto visto che l'edificio è quello che determina la dimensione della porta, no? È l'architetto che ha fatto il buco nel muro che ha deciso l'area della porta. Ma voi che volete scegliere la porta da installare, state scegliendo diverse porte, quindi la massa sia la stessa e l'area sia la stessa. Questa è l'asse, quindi questa disegno in leggero la dimensione della porta, ha la stessa dimensione, ma questa qua, invece di avere tutta la materia sparpagliata in maniera uniforme qui, tutta la massa M è qua, è tutta all'estremo. Ovviamente qualsiasi ingegnere meccanico sa che se io devo avere una porta serve comunque che ci sia un raccordo tra qua e qua, quindi potete immaginare che ci sia anche una struttura che tiene questo rispetto, no, che lo fa agire come la porta, ma tutta questa roba in più è massa trascurabile, cioè voglio che la maggior parte della massa di questa porta sia qua. Quindi potete immaginare che so, questo di un vetro molto sottile, magari c'è una intelaiatura di alluminio, ma qua è piombo! C'è un'intelaiatura che gli dà rigidità, ma la massa, la parte più importante della massa di questa porta è tutta qua. Invece questa massa è sparpagliata. Questa è concentrata il più lontano possibile, cioè alla distanza A. Questa invece è sparpagliata, c'è un po' di materia alla distanza A, c'è un po' di materia a distanza a mezzi, c'è addirittura un po' di materia alla distanza zero, proprio sull'asse. D'accordo? Quale delle due porte è più facile da far accelerare angolarmente? Domanda d'orale.
almeno intuitivamente, hanno la stessa massa le due porte, la stessa massa, hanno anche la stessa estensione, ma qua la materia è sparpagliata, qua invece è alla distanza A. Quale delle due porte è più facile da aprire? Ovviamente sto immaginando di aprire la porta nel modo corretto, si intende. Questo è il muro, questo è la cerniera, questa è la porta sottile del disegno, e io sto applicando la forza qui. Abbiamo capito la lezione, se voglio aprire la porta devo metterlo lontano dalla cerniera e devo mettermi a 90 gradi, quello l'abbiamo capito, ma adesso sto parlando della porta. Quale è più facile da aprire? Quale è più facile da far accelerare angolarmente? Dov'è la formula? Continua a scriverlo, poi lo cancello. Porco cane! Eccolo qua su! Questo va nel piccolo riquadro attaccato davanti al nostro cesso. Qual è quello che a parità di momento torcente, perché il momento torcente è dato dal prodotto vettore tra il vettore R e la forza. Quindi, prendete una persona che può al massimo applicare una forza F0. La distanza è questa. Qual è il momento torcente? Esercizio. Chiamiamo questo l'asse X. Questo è l'asse Y. La forza è qua. Chiamate la forza F0 perché è una forza nota. La persona può applicare al massimo la forza F0. E quindi come quale sarà? Dov'è il gesso blu? Ecco qua. Anzi, metto l'origine qui. Questa è l'origine. Quanto è tau? Che direzione ha? Se volete usate la mano destra, ma usate il metodo cartesiano del prodotto vettoriale. Il vettore R, il punto di applicazione della forza qua. Il vettore R cos'è? È il vettore che va dall'origine al punto di applicazione. Quindi voi dite che tau è uguale a R vettor F. Quindi questo è uguale a, chiamiamo D la distanza, chiamiamo A la larghezza della porta. Ok? Quindi questa distanza qua è A. Quindi il vettore blu cos'è? E questo è A nella direzione which, non vi pare? Quello che ho appena scritto è il vettore R. Sì? Ho un collega russo che non vedo da un paio di anni, ma ogni 30 secondi dice sì? Sì? Yes? Yes? Anch'io ho un tic, ogni 30 secondi faccio così con la testa, lo so, guardandomi nel filmato mi accorgo che ho un'espressione che è l'equivalente di dire siete d'accordo? Sì? 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 Prodotto vettore? Cosa? F0 che è nella direzione Y, UD Y, e quindi questo è uguale a proprietà formale dei prodotti vettori, che questo A può essere portato fuori, che questo F0 può essere portato fuori, o A F0, e mi rimane da chiedermi cos'è questo. E questo lo sapete tutti perché state studiando assiduamente, UX prodotto UY è UZ, quindi questo è uguale ad A F0 U di Z. Da cosa deducete? Che tau è nella direzione Z, per giunta è positiva, quindi se X di là, Y di là, Z esce, tau è nella uscente. Eh? Ok, con quel tau, quale porta accelera angolarmente di più? Questo o quello? Allora, l'accelerazione angolare è uguale a tau diviso i. Quello che accelera di più, angolarmente, accelerazione angolare, è quello che ha il momento di inerzia rispetto all'asse di rotazione. Quello che accelera di più è quello che ha il momento di inerzia più piccolo. Quale delle due porte ha il momento di inerzia più piccolo? Prima di fare il calcolo, vorrei che qualcuno provasse a rispondere. Quale delle due porte hanno la stessa massa, stessa forma? Quindi la larghezza della porta è A.
Il momento torcente è A, F0, nella direzione Z. Perché state F, R, F, tau, esce dalla lavagna. Quale porta è più facile da aprire? Signorina che mangia le unghie, secondo lei è la porta 1 o la porta 2? Questa è la porta 1 e questa è la porta 2. No! Perché il momento di inerzia non è più piccolo, signorina. Qual è il momento di inerzia di questo? È lei che deve dirmi perché crede che sia più grande, che sia più piccolo. Qual è il momento di inerzia della porta? Questa qua. Questa è facile da calcolare, questa impiegherà un'ora per spiegarvi. Questa è facile, coraggio. Qual è la definizione del momento di inerzia? Qual è il momento di inerzia di questo appunto materiale rispetto a quest'asse? È massa per la distanza al quadrato. Qual è il momento di inerzia di questo rispetto a quest'asse? È massa per la distanza al quadrato. Quindi questa è una particella, questa è un'altra particella, questa è un'altra particella. Cosa hanno in comune queste particelle? Hanno tutte la distanza A dall'asse. Quindi il momento di inerzia, dove posso scrivere? Qua giù. Se questo è un asse, questa è una particella, qual è il momento di inerzia? È la massa per la distanza al quadrato. Questa è un'altra particella. Se questa qua è un'altra, se questo fa lo sistema, qual è il momento di inerzia del sistema? È la somma dei momenti di inerzia delle particelle che compongono il sistema. Definizione molto naturale. Quindi se questa è la particella 1, particella 2, particella 3, particella 4, che hanno massa m1, m2, m3, m4, il momento di inerzia è m1 per la distanza 1 al quadrato, m2 per la distanza 2 al quadrato, m3 per la distanza più, ovviamente, quindi devo dirlo bene, m1 di 1 al quadrato più m2 di 2 al quadrato più m3 di 3 al quadrato più m4 per la distanza da 4 al quadrato. Questo è il momento di essere un sistema. Allora questa porta qua, pensatela come un sistema. Qual è il momento di inerzia di questa porta, di questo sistema rispetto a quest'asse? Allora, uno cosa fa? Fa... Questa è la formula. Poi dice, ma qual è la massa, qual è la distanza di questa particella? È A. Qual è la distanza di questa? È A. Distanza di questa? È A. Quindi, ognuna di queste, tutte le di I, hanno lo stesso valore. Quindi, ho MI, ognuno di quelli moltiplicato per un A quadro. Questo è una somma, proprietà distributiva. Tutti gli addendi hanno A quadro in comune e può essere portato fuori dalla sommatoria. Quindi questo è uguale a cancellino, cancellino, ecco qua. È A quadro per la somma delle MI. E quindi il momento di inerzia di questa porta è uguale alla massa della porta per la distanza al quadrato, perché questa è la massa. Quindi il momento di inerzia di questo è una cazzata a calcolarlo. Ma guardate come l'ho calcolato. La sommatoria di MI per D al quadrato. Adesso guardate qua. Ci sono certamente delle particelle che stanno a distanza A, ma ce ne sono anche altre che hanno una distanza inferiore. Ci sono anche particelle che hanno distanza praticamente zero. Quindi il momento di inerzia qua è inferiore a quello, perché tutte le particelle qui sono alla distanza A, la massima, fatta dall'estensione della porta. Qua alcune sono sparpagliate, alcune non sono tutte alla distanza A, alcune hanno distanza inferiore. Quindi deve essere chiaro a voi che questa qua è così. Non tutte hanno la distanza A, moltissime hanno la distanza inferiore. Quindi il momento di inerzia della porta 1 è inferiore del momento di inerzia della porta 2. Quindi questa porta è più facile da aprire. Hanno la stessa massa queste porte, ma è come la materia è distribuita, come la massa è distribuita, che è più favorevole questa, è più facile da aprire. Perché?
perché il momento inerzia della 1 è più basso. È d'accordo, signorina, che è così? Perché questo è il momento di inerzia della porta, questa. Questo è il momento di inerzia di questa, dove hanno tutte la stessa distanza. Queste non sono tutte A, ce ne sono tantissime che sono inferiori a. Quindi la somma qua è più piccola di quella. È d'accordo? Ma il secondo ha spiegato Steiner? Signorina, quella è una domanda disonesta. Perché io non ho parlato mai del teorema di Steiner. Lei deve usare le informazioni che io le ho date finora. Se lei cerca di capire quello che dico in base a cose che crede di aver capito già, sta sbagliando l'approccio di questo decorso. Lei deve mettersi qua quasi a mente tabula rasa e lentamente, più o meno bene, sto cercando di costruire un edificio. In base a quello che io le sto dicendo, signorina, è o non è d'accordo che questa somma è inferiore a quello? Sì, è d'accordo. Allora, tira le conseguenze. Tutte e due hanno tau, la stessa tau, a F0 diviso le I. C'ha l'accelerazione della prima porta che sarà il tau diviso il momento di inerzia della prima porta. Quindi questo è I che vale 1, 2. L'accelerazione angolare dipende da tau, che è comune, perché io sto spingendo la forza con la forza F0. La tau è la stessa. Io applico una forza uguale alle due porte, sempre nello stesso punto, e mi sto chiedendo, è più facile far accelerare il corpo la porta 1 e la porta 2? La facilità, l'accelerazione che un dato tau riesce a imprimere alla porta è il tau diviso il momento di inerzia. Quindi il corpo, la porta che ha il momento di inerzia più piccolo, visto che nel denominatore è quello che ha l'accelerazione più grande. Siamo d'accordo? Cosa cazzo c'è da Steiner? Quindi questa porta è più facile aprire. Allora, l'esercizio nell'ora che voglio rimane, voglio calcolare il momento di inerzia di questa porta. Questo l'abbiamo calcolato. Quindi il momento di inerzia qua, il momento di inerzia di questa porta vuota, dove tutta la massa qua, è ma quadro. Quant'è il momento di inerzia qui? La vogliamo calcolare? E voglio appunto dimostrarvi con un colpo alla mano che il valore del momento di inerzia qui è più basso di quello, e vi dirò anche di quanto è più basso. Quindi ho bisogno di un po' di spazio, cancello tutta sta roba qua. Mi raccomando, voi meccanici, particolare attenzione, ma tutti quanti particolare attenzione, perché è in programma questo, ma non solo, perché come imposto il conto è un modo di fare i conti che ritroveremo anche nella seconda parte del corso. Quindi la tecnica, l'idea, il modo di ragionare è un modo di fare i calcoli che spero ognuno di voi si porterà via da questo corso, anche se non si ricorda come mai le porte si aprono. È un grave per un meccanico non saper questo. Cioè, lo studente, un laureando di meccanica, io sono in commissione d'esame di laurea, faccio, ma scusi, mi può spiegare in due parole come si fanno ad aprire le porte? Se non me lo sa dire, io dirò, sentite, voi lo potete anche laureare, ma non sa un cazzo. Quindi, questo qui, ribadisco, ok? Io voglio calcolare il momento di inerzia di questo, quindi è una piastra omogenea. Prima cosa, comincio con una stima. Questo è l'asse, questa è la mia porta, che ha larghezza A, altezza B e massa M, e quindi lambda è uguale a M diviso A per B, è una piastra omogenea. Quindi se io prendo la massa della porta e lo divido per l'area della porta, so che quel numero sarà lo stesso numero che otterrei se io tagliassi un quadrato qua, misurassi la massa e dividessi per l'area. Ok? È omogeneo. Cosa faccio? Voglio fare una stima.
Allora, il momento di inerzia, per definizione, è la somma della massa di tutte le, delle particelle, io sommo su tutte le particelle che compongono la porta e dico è la massa della particella per la distanza della particella dall'asse al quadrato. Questo è il momento di inerzia. Adesso comincio con questa idea qua. Guardate, questa particella, questa particella, questa particella, cosa hanno in comune queste particelle entro la precisione con cui riesco a fare il disegno? Hanno la stessa distanza dall'asse. Allora, da questa intuizione faccio una cosa del genere. Divido la piastra, mentalmente si intende, in tante strisce. Per esempio, guarda qua, questa è una striscia, partiamo da una prima. Guardo questa striscia. Questa striscia è alta B ed è ha una larghezza, chiamiamola, chiamerò questa l'asse X, qui è X uguale a 0, questo punto che dista A avrà X uguale ad A, questo punto è X uguale a 0, questo è, ci capiamo, questo è l'asse X, quindi questo qua sarà una certa, chiamiamolo delta X. E io dico, tutte le particelle che compongono quella striscia, hanno la stessa distanza dall'asse. E voi direte, no professore, non è mica vero, perché questa particella qui ha una distanza che è diversa da questa particella qui. Sì, sì, la differenza della distanza è delta x. Io voglio fare una stima, quindi io voglio prendere tutte le particelle che compongono questo e assegnare a loro una distanza comune. So di commettere un errore perché non hanno una distanza comune, A rigore matematico non hanno una distanza. Perché? Perché la striscia è larga, no? Ma io dico, va bene, dai, sto solo facendo una stima. Poi ci poniamo il problema di come fare una stima migliore. Ma fatemi scrivere giù un'idea, poi ci pensiamo assieme a come fare stime migliori, più precise. Quindi la mia proposta è di dire che di assegnare alle particelle che compongono questa striscia una sola distanza, una distanza comune, e io decido, perché sono il docente, di scegliere la distanza misurato dall'estremo sinistro, non perché io sia di sinistra, ma semplicemente perché si mi va di farlo. Quindi io assegno a tutte le particelle che compongono questa striscia qua la distanza questa qua. D'accordo? Misurato da sinistra. Quindi io intendo far così. Vediamo se riesco a dirlo con una certa chiarezza. Divido la mia striscia in tante strisce, questa è una, tante strisce, una prima, una seconda, una terza, una quarta, una quinta, qui 5 strisce in questo momento. Questa qua è la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Questa qua la chiamo la larghezza della quarta, questa distanza qua è la larghezza della quarta, delta x4. Non è detto che le strisce abbiano la stessa larghezza, le ho disegnate così, ma così è un po' un tic. Ma potrei fare strisce di larghezza diversa. Quindi questa diventa la striscia iesima e questa è la larghezza iesima. Quindi ho delta xi è la striscia iesima. Questa è la prima, questa è la enesima. In questo disegno n vale 6. Quindi io decido, visto che questa è una somma, e questi sono numeri, non sono vettori, questi sono numeri, certo hanno dimensioni, hanno chilogrammi al metro, chilogrammi metro quadro, chilogrammi metro quadro, chilogrammi metro quadro, non al metro quadro, che non è diviso, chilogrammi metro quadro. Questi sono numeri, e i numeri reali, come potete sapere, nella somma potete associarli come vi pare, no? Potete spostare i numeri nella somma, tanto la somma è commutativa, 3 più 5 uguale a 5 più 3, potete spostare questi addendi e raggrupparli come vi pare. Allora raggruppateli, raggruppateli in strisce. Cioè, immaginate di fare che la I è uguale alla somma dei momenti di inerzia delle strisce, di J strisce. Quindi in questo caso J sta andando, che so, da 1 a 6, perché ho fatto 6 strisce. E cos'è la IJ? La IJ è
è una stima quello che sto per fare, è circa uguale alla massa della j-esima striscia, scrivo con la m maiuscola, la massa della j-esima striscia per la distanza della j-esima striscia al quadrato. Cioè sto prendendo tutte le particelle che hanno la distanza di j e li sto raggruppando assieme. Cioè, se volete, come potrei... Ma credo che sia già abbastanza chiaro. Se qualcuno... Non è inutile aggiungere parole, rischio di far confusione. Credo sia chiaro cosa sto facendo. Se qualcuno non l'ha capito, alzerà la mano. Professore, non ho capito. Io organizzo tutte le mie particelle in strisce. E il contributo della j-esima striscia, io la stimo così. Come la massa della striscia. Perché questo cos'è? Questa qua... è la somma delle particelle I, dove le I appartengono alla j-esima striscia. Questa qua, la massa della striscia, cos'è? È la massa, è la somma delle masse di tutte le particelle che compongono la j-esima striscia. D'accordo? Quindi io nella mia somma, qua, raggruppo tutte le particelle che sono, hanno la stessa, sono nella stessa striscia. Quindi ho, diciamo, una somma di tutti, tutte le particelle che compongono la j-esima striscia. Ok? In realtà, in questa somma qua, io ho la m... non voglio neanche scrivere perché non saprei, farei così, facciamo così. Ok? Questo è vero, questa è la formula vera. C'ho tutte le particelle e raggruppo quelle che sono nella mia testa nella stessa striscia. Quelle che sono nella stessa striscia, il contributo al momento di inerzia, a rigore, è quella somma lì. Ma poi dico, queste qua assegno una comune distanza per poterlo portare fuori dalla sommatoria. Quindi dico che tutte le di sono circa uguale alla distanza della j-esima striscia, cioè quello che io chiamo questa distanza qua. Questa è la j-esima striscia, scusatemi, non voglio cambiare i simboli, se no. Quindi questa è la j-esima striscia. E cosa dico? Che tutte le particelle che sono qui, questa, 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 invece di avere ognuno la propria vera distanza, sostituisco la vera distanza con la distanza misurato dalla sinistra, quindi con questa qua, ok? Queste tre distanze non sono uguali a quelle, ma sono circa uguali. Quindi qua faccio un'approssimazione, dico le distanze vere, le sostituisco con una distanza comune, quella che io definisco, cioè misurato dalla sinistra. Quindi sostituisco questo qua, avendo un numero che è comune a tutti questi addendi, lo posso portare fuori dalla sommatoria ed ecco che è quello che ho qua. La distanza comune per quello che resta quando porto questo fuori. È chiaro? Somma delle masse. Ok? Quindi, sto facendo così. Sto sommando sulle strisce, dalla prima all'ennesima, in questo caso dalla prima alla sesta, questa è la j-esima, in blu, questa è la j-esima striscia, ok? Questa è la j-esima striscia, e la j-esima striscia è larga, e qua ci troviamo brevemente, questo è delta xj, va bene? Facciamo una breve pausa.